benvenuti ad un nuovo appuntamento con la rubrica Noi Chiesa. Apriamo con l'evento che ha caratterizzato l'inizio di questa settimana, domenica scorsa, la celebrazione della giornata diocesana giovani. Quest'anno l'evento è tornato in presenza ed è stato ospitato nei locali della chiesa di Sant'Anna a Rapallo, dove era presente anche il vescovo Giampio De Vasini. Tra i momenti che hanno scandito questa giornata, uno più dedicato al gioco, poi il momento di preghiera ed infine un gesto di solidarietà. Ci parla di questo Don Luca Sardella. E sulle tre parole chiave del Sinodo, comunione, partecipazione e missione, che si è articolata la giornata diocesana dei giovani che ha raccolto a Rapallo, nella parrocchia di Sant'Anna, i ragazzi del Levante Ligure. L'appuntamento è stato preparato nei giorni scorsi all'interno dei gruppi di parrocchie e movimenti con il confronto sui contenuti del messaggio di Papa Francesco, condiviso successivamente con testi e immagini su una piattaforma social, così da favorire una comunione di pensiero e riflessione a partire da un ascolto reciproco. Diciamo che il Covid ci ha un po' messo i bastoni tra le ruote e quindi non abbiamo potuto pensare a grandi giochi di movimento, sbizzarrirci in questo ambito, per cui ci siamo limitati a un gioco intellettuale, diciamo. Abbiamo pensato quiz di vario genere, sfondo musicale, artistico, su cui i ragazzi potessero un po' spremere le meningi, vedere se hanno studiato a scuola o no e mettersi in gioco. Abbiamo iniziato con delle domande, dei quiz visivi, quei tipiche immagini un po' tutte complicate, dove composte da più immagini, vedere se quanto erano svegli nell'individuare tutti i soggetti che c'erano all'interno dell'immagine. Poi siamo passati alle canzoni, quindi abbiamo fatto partire delle canzoni e vedere con quante note, dopo quanti secondi riuscivano a indovinare la canzone. Alcune domande sui santi della nostra diocesi, che sono vissuti nella nostra diocesi, e devo dire che erano molto preparati, non pensavo, mi hanno lasciato stupito. Abbiamo fatto anche un altro quiz molto divertente sui luoghi, abbiamo messo delle foto di alcuni scorci del nostro Tiguglio e i ragazzi dovevano indovinare la località, cercando di essere più precisi possibile. Quello di domenica è stato anche il primo incontro che il nuovo vescovo diocesano Giampio De Vasini ha avuto con i giovani della sua chiesa particolare ed è qui che si è aperto il tema della partecipazione. La preghiera comunitaria, una videotestimonianza sui giovani Alberto Michelotti e Carlo Grisolia, per i quali si è conclusa a Genova la fase diocesana del processo di beatificazione, e l'ascolto del vescovo. Se volete crescere, se volete cioè realizzare il vostro vero bene, dovete poi fare quelle scelte piccole o grandi che il vissuto, il vostro vissuto, letto alla luce della parola di Dio e con l'aiuto di una guida spirituale, vi indica. Avete sentito Paolo, dopo aver domandato: Signore, chi sei? Cosa domanda? Signore, cosa devo fare? Vi attende una grande, bella avventura. Nessuna paura. Non siete soli. Quindi il terzo movimento, quello della missione. I ragazzi hanno ricevuto portachiavi e cartoncini da decorare che saranno poi regalati alle persone in difficoltà che gravitano nelle diverse strutture del territorio diocesano. Pensiamo di distribuire questi portachiavi e segnalibri alle realtà tipo come l'Acquarone, e che sono appunto costituiti maggiormente da ragazzi della loro età e quindi si sentono ancora più coinvolti in questo, e in realtà ad esempio come Divina Provvidenza e Corde Viola, che sono due istituti per ragazzi anch'essi. Altri portachiavi e segnalibri verranno poi consegnati alla mensa, sia dei frati sia quella della domenica, che appunto viene distribuita settimanalmente. Le hanno costruite, diciamo, due falegnamerie del posto, in modo molto semplice. Saranno poi i ragazzi che dovranno decorarli come vogliono loro, usando la creatività per cercare di rendere ogni pezzo unico. La giornata, dal titolo Alzati, ha voluto così accompagnare i giovani della diocesi nella riflessione su come portare avanti nell'ordinario della vita i tre movimenti sinodali suggeriti dal Papa. Thomas, spiegaci che tipo di lavoro state facendo. Beh, praticamente dobbiamo dipingere o un portachiavi, o una cosa che diventerà portachiavi, o se no
una cartolina per Natale. Ecco. E sì, creeremo qualcosa, un disegno, usando le tempere o anche i colori. Prova. È un modo per, diciamo, aiutarci a vivere la missione. Poi si parte da un segno così, però è bello poi vivere anche l'aspetto missionario dentro i nostri ambienti di vita. Tu quali frequenti generalmente, oltre la scuola? Beh, innanzitutto la parrocchia, poi vabbè, suono in banda e sì, gli amici, la famiglia anche, può essere anche un modo per aiutare gli altri. Ho disegnato come sono io e poi anche il mio rapporto con Dio, come dicevano di scrivere. La prima volta per te una giornata diocesana? Sì, è la prima volta. Come ti sei trovato? Ma mi sono trovato molto bene e spero ce ne siano altre per andare per crescere molto di più nella fede con i giovani. Amore, fiducia e camminare insieme. Quindi sono tre parole che ti porti a casa da questa giornata. Sì. E la prima volta una giornata diocesana dei giovani? No, sono già venuta più volte. Uh-huh. Perché ritornare ad un appuntamento come questo? Lo diciamo per chi magari è rimasto a casa. Perché è un momento da passare insieme, in cui si conoscono persone nuove e in cui c'è sempre tanta gioia. È sempre bello trasmettere amore e augurare il Natale alle persone. Mm-hmm. E di questa giornata una cosa che ti porterai a casa, che ti farà compagnia? La conoscenza di nuove persone, perché è bello conoscere nuove persone e arricchirsi sempre di più. Una cosa che mi porterò a casa è sicuramente lo stare insieme dopo ovviamente tutto quello che è successo, ecco. La differenza di persone che si trova, con appunto caratteri molto diversi e di provenienze anche diverse all'interno della diocesi comunque. Questa è una ricchezza. Sì, una grandissima ricchezza, diversità. Anche perché si costruisce una rete di legami che va oltre la propria parrocchia, non togliendoti dalla parrocchia. Esatto, la condivisione è importante anche al di fuori dei propri confini. E purtroppo l'inizio di questa settimana è stato segnato da un lutto per la nostra diocesi. Si è spento all'età di 75 anni Don Angelo Adami. Il sacerdote era stato per 29 anni parroco a Borzonasca e a Levaggi e per un periodo ha retto anche l'abbazia di Borzone. Un gruppo di fedeli della parrocchia della Valle Sturla ha partecipato al funerale di Don Angelo Adami, che si è celebrato a Misano Dadda, la località natia del sacerdote. All'ultimo saluto erano presenti tra gli altri il sindaco di Borzonasca Giuseppino Maschio, i diaconi Enrico Devoto Luigi Epis e Don Daniele Beronio, che è l'attuale parroco di Borzonasca. In suffragio di Don Angelo Adami, lunedì nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo Apostolo a Borzonasca sarà celebrata una santa messa dal vescovo emerito Monsignor Alberto Tanasini. Ma ora vi proponiamo un breve ricordo del sacerdote tratteggiato dal diacono Enrico Devoto, che è stato per lunghi anni collaboratore del parroco. Quando è arrivato Don Angelo Adami a Borzonasca, qual è stato il primo contatto? Il primo contatto con Borzonasca è moltissimi anni fa, proprio la sua prima esperienza da sacerdote. Era stato mandato dal vescovo a Borzonasca a fare il curato. Il momento che lui è diventato parroco a Borzonasca era proprio nell'imminenza del nostro passaggio dalla diocesi di Bobbio a quella di Chiavari. Quindi Don Angelo è venuto, mi pare, se non vado errato, ma mi sembra di no, alla fine del 1988. Che cosa ricorda del tratto di Don Angelo e di questi anni trascorsi in Valle Sturla? Sono stati anni di cambiamento, come abbiamo detto, anche il passaggio da una diocesi all'altra, ma poi anche di un cammino pastorale. Sì, certo. Tratteggiare la figura di Don Angelo non è una cosa tanto facile, però nel suo intimo so che era una persona molto attenta ai bisogni degli altri, tanto molto generoso,
molto generoso, si faceva anche, come dire, si faceva anche ben volere se voleva. E i suoi tratti, quando erano bruschi o burberi, non rispecchiavano il suo carattere. Lo faceva, secondo me, proprio, se posso dirlo, come un'autodifesa di qualche cosa, ripeto, che non so bene in fondo che cosa sia. Un po' forse la collaborazione l'ha sempre accettata, però difficilmente l'ha proposta lui, che però con tantissime, qui si è venuto, come dire, a conoscerle anche dopo che era andato via, no? C'è tanta persona affezionata, ecco, perché ripeto, con le sue qualità che aveva, molto sensibile, ecco, anche se, ripeto, non lo dava sempre a vedere, quindi era un po' da andare oltre al suo atteggiamento per instaurare un rapporto buono, così come è. Lei poi, quando è diventato diacono, è diventato un collaboratore di Don Angelo anche nelle attività pastorali. Che ricordi ha di questi anni trascorsi insieme al suo fianco? Scusate, rido un po' perché ci sono stati anche dei piccoli bisticci, ma piccoli nel senso, perché si possono dire, perché io sono diventato diacono, che lui era presente, è stato lui a accompagnarmi dal vescovo quando io mi ero così espresso a lui i miei sentimenti, le mie cose, che non sapevo però se erano giuste, se erano sbagliate, se erano solo frutto di un sentimento oppure di qualche cosa di più. Insomma, lì mi ha incoraggiato, eravamo andati dal vescovo Ferrari, e insomma, e quindi credo lì, e ci teneva. Poi abbiamo avuto, lo posso dire perché anche un po' scherzosamente, qualche, non bisticcio è un prologo, ma io venivo e vengo tuttora, adesso non posso per via della mia invalidità, a fare il servizio anche in cattedrale, no? E lui la vedeva un po' una cosa come quasi che lo sorpassassi, tra virgolette, ma non sorpassava nessuno e lo sapeva bene, ma mi sembrava che... Un po' geloso. Diciamolo così, proprio, ecco, ma non era gelosia, però lo faceva notare, anche se non è che abbia mai lasciato un impegno parrocchiale per andare, però a volte il diacono col vescovo faceva qualche discorso che sì, lo condivideva, ma che non li... fino in fondo. Bene, ma comunque abbiamo sempre avuto un buon rapporto, anche qualche volta, anche con qualche discussione, non lo nego, però sempre discussioni nel nostro ambito e per chiarimenti, ecco, così, certo. Non per niente. Che cosa lascia, a suo avviso, alle comunità che l'hanno conosciuto, anche con queste spigolosità del carattere, che però era un cuore che comunque amava, voleva bene alla sua gente? Sì, io credo che un'eredità che abbiamo avuto, io la allargo un po' il suo discorso, Cristina, nel senso che oltre all'affetto personale che poi si è visto e che c'era, perché lo sapeva anche dare, ha allacciato tanti rapporti e ha aiutato tante persone sempre nel segreto, naturalmente, però poi si sanno, no? Vengono fuori magari dopo, no? Famiglie che avevano bisogno anche di un sostegno sia morale che fisico, ecco questo. Poi una delle sue caratteristiche, per esempio, lui ci teneva tanto alla liturgia. La liturgia ci ha sempre tenuto che sia una liturgia ordinata, precisa. E poi, se mi permetti, Cristina, vorrei fare un accenno alla mamma, alla sorella di Don Angelo, perché praticamente la sorella è stata per lui il papà, la mamma, perché i genitori sono morti molto giovani, era una famiglia di quattro fratelli, una sorella, la sorella che era con lui, e un fratello, e lui era il più piccolo come età. E la sorella, ripeto, dopo che è venuta a Borzonasca, è sempre stata lì con lui e diceva sempre: guarda, io chiedo al Signore di morire, basta un minuto dopo di mia sorella. Sempre l'ha detto, proprio per il fatto, almeno di capire, che
non avrebbe voluto darci quel dolore che avrebbe avuto e nello stesso tempo poterla accudire che stesse in un senso di tranquillità che aveva lui di fianco. Il Signore ha predisposto diversamente, però la sorella è ancora viva, è la prima dei quattro fratelli, adesso attualmente in una casa di riposo, però adesso si è stabilizzata e sta abbastanza bene, nonostante che ha 91 anni, mi sembra sui 91. Continuerà questa vicinanza dal cielo? Ecco, pensavo anch'io, senz'altro, anzi non so se è una frase che si può evangelica proprio che ha detto Gesù, però quando dice andrò a prepararvi un posto, ecco, me lo vedo proprio in questo Don Angelo, ecco. Adesso è anche lui, lo speriamo in cielo, e che preparerà un posto per la sorella, sarà una grande gioia quando, tra virgolette, una grande, ma lo è, sarà, quando si vedrà i genitori, tutti i fratelli, no? Ricongiungersi insieme. Veniamo ora alle feste che sono state celebrate in diocesi. A San Colombano di Vignale è stato festeggiato il santo titolare della comunità parrocchiale e che dà il nome anche al comune di San Colombano Certenoli. Per l'occasione la messa è stata presieduta dal vescovo di Pavia, Monsignor Corrado Sanguinetti, che è stato per un lungo periodo parroco della comunità di Vignale, dove ancora oggi viene chiamato Don. Pellegrino e appassionato del Vangelo, i tratti distintivi di Colombano hanno guidato la festa patronale di Vignale che ha coinciso con la solennità di Cristo Re. La figura di San Colombano Abate ci dà un insegnamento forte. Già la sua festa noi l'abbiamo fatto coincidere con l'ultima domenica dell'anno liturgico della festa di Cristo Re dell'Universo. È una figura che ci ricorda che possiamo essere ancora una volta appassionati dall'annuncio, dell'evangelizzazione, che possiamo davvero ancora una volta metterci in cammino per raggiungere i fratelli e sorelle che hanno bisogno di sentire una buona parola, la buona notizia, di incontrare una testimonianza. Come prosegue il suo cammino qui in parrocchia? Oggi abbiamo visto una comunità riunita con un bel clima di festa. Dico la verità, è un bel momento, un momento di festa. Ogni festa indica la gioia. Per me è la prima festa, diciamo, che facciamo qua del Santo Patrono. Ad agosto abbiamo celebrato San Rocco, però quella di oggi è una festa anche particolare, visto anche la presenza, o meglio le presenze che ci hanno accompagnato a vivere questo momento di festa. La mia esperienza qua in questa comunità è un'esperienza bella. Sono quasi 11 mesi che sono qua in questa comunità, però vedo che è una comunità che è desiderosa di camminare, di ritrovarsi, di intraprendere sempre un cammino. Vedo anche vari gruppi della comunità, varie famiglie che sono puntuali all'appuntamento della domenica, è una bella cosa. La nostra Santa Messa che celebriamo la domenica per tutta la comunità è un bel momento partecipato. Magari i ragazzi non partecipano ancora tanti, ma li stiamo radunando piano piano, però gli altri sono presenti, è una bella testimonianza. Poi oggi con la figura di Monsignore Corrado come ex parroco è stato un bel momento, la gente lo porta ancora nel cuore perché ha vissuto una bella esperienza, ha dato una buona testimonianza in queste due comunità, San Colombano di Vignale e San Martino, e lo vedono ben volentieri, è una bella cosa. Ecco, dico che la mia esperienza in questa comunità, anche in altre quattro comunità, si sta migliorando piano piano, sto cercando a conoscere le comunità e vedo un desiderio, soprattutto qua a San Colombano, della gente che vuole intraprendere un cammino nuovo. Una giornata di festa anche per la presenza di Monsignor Corrado Sanguinetti, che da Pavia, dove è vescovo dal 2015, è tornato nelle comunità che ha guidato per 17 anni e che lo ricordano con affetto e gratitudine. Bentornato, Don Corrado. Monsignor Sanguinetti, nell'omelia della messa, ha spiegato che San Colombano avrebbe qualcosa da dire oggi, lui che evangelizzò parte dell'Europa tornata pagana a causa delle invasioni barbariche.
e in qualche modo anche la nostra Europa è un po' tornata a essere pagana oggi, ha bisogno davvero di una grande opera di rievangelizzazione e testimonianza cristiana, e quindi credo sia uno anche dei santi a cui guardare e da invocare perché ci aiuti nelle nostre comunità, nelle nostre chiese a, come dire, a ritrovare la passione della missione, della testimonianza, a riscoprire che la fede cristiana è ancora la luce decisiva che permette di vivere e di attraversare con speranza anche momenti un po' di prova come questa pandemia che ci sta accompagnando da ormai più di un anno e mezzo, e poi le prove che segnano la vita di tutti. Quindi sono davvero contento di poter condividere con le mie ex parrocchiani questo momento di festa. Ed è anche un modo per ringraziare il Signore anche di tutto il bene che ho incontrato in queste comunità qui a San Colombano, a San Martino, dove per 17 anni sono stato parroco e nelle quali ho davvero ho imparato tanto nell'incontro delle persone camminando con loro. Oggi il Sinodo è una strada di evangelizzazione moderna, se vogliamo, sulla quale la Chiesa cerca di muovere i primi passi. I Vescovi ne parleranno in questi giorni a Roma, all'Assemblea della CEI. La mia diocesi da Pavia si è costituito un piccolo gruppo di studio con alcuni laici, alcuni sacerdoti. Stiamo un po' adesso dando poi alcune indicazioni concrete per attivare dei piccoli gruppi sinodali nelle comunità, provando anche poi, per quanto sarà possibile, a intercettare anche ambienti, diciamo, fuori dai nostri normali perimetri ecclesiali. Come ho detto anche ai miei diocesani, è un cammino che non sappiamo esattamente dove andremo, cioè sappiamo che vogliamo fare un cammino per riscoprire questo essere sinodali, cioè la dimensione della Chiesa come popolo che è in cammino insieme, e sappiamo anche che questo è importante proprio per essere maggiormente capaci di una missione nel nostro tempo. Poi naturalmente lo svolgimento di questo cammino, che tra l'altro per la Chiesa italiana proseguirà al di là del Sinodo Universale dei Vescovi, è un po' una scommessa. Vedremo che cosa nascerà nelle comunità, quanto ci sarà la disponibilità a mettersi in gioco e ovviamente anche quanto lo Spirito ci indicherà. Il vescovo diocesano Giampio De Vasini ha incontrato i rappresentanti del Centro Sportivo Italiano nella loro sede in Casa Marchesani. L'occasione è stata quella di un consiglio straordinario dell'ente, al quale ha partecipato anche a distanza Don Alessio Albertini, che è il consulente ecclesiastico nazionale del Centro Sportivo Italiano. È stata l'occasione per illustrare le attività che il sodalizio svolge anche sul territorio della diocesi e anche presentare il nuovo assistente spirituale dell'ente, Don Paolo Zanandres. Non è solo attorno all'attività sportiva che si sviluppa la missione del Centro Sportivo Italiano. Il Comitato di Chiavari ha illustrato con una seduta di consiglio estesa finalità e iniziative sul territorio al Vescovo Giampio De Vasini. CSI significa sport, rispetto del prossimo, promozione dei valori cristiani, ma anche solidarietà, collaborazione con le parrocchie e volontariato. Tanti aspetti che fanno capo ad un nucleo di volontari che operano nelle varie società del Tigullio, con un'apertura anche extraterritoriale. L'assemblea è stata seguita a distanza da Don Alessio Albertini, consulente ecclesiastico nazionale. Per il vescovo De Vasini, che ha ascoltato le diverse testimonianze, non si è trattato del primo contatto in assoluto con la realtà chiavarese. Una delle prime nomine a cui ha provveduto ad inizio del proprio ministero episcopale è stata proprio quella del nuovo assistente spirituale. E ringraziamo Don Daniele Beronio per tutto il lavoro che abbiamo fatto insieme, tutto il percorso. Abbiamo questo cambio che avevamo così concordato con il Vescovo, e quindi il Vescovo ha nominato Don Paolo, e quindi il momento della presentazione, il momento un po' di ripartire e di sicuramente avere nuove idee che vanno verso le parrocchie, vanno verso, diciamo, la nostra ispirazione cattolica. La realtà nazionale si innesta su quella territoriale. Il CSI Chiavari sostiene la campagna CSI nel mondo, di cui è capofila Milano. Al tempo stesso si impegna ormai da anni nel dare il proprio appoggio a realtà locali come i Sordi del Tigullio, ANFAS, l'associazione Baia delle Favole. Ci saranno appunto dei panettoni per Natale che acquisteremo da CSI nel mondo, e faremo questa offerta per beneficenza. Quindi abbiamo due o tre cosine proprio per il Natale, una messa dello sportivo, comunque perlomeno dei noi del CSI sicuramente
va fatta, e quindi comunque cerchiamo di portare avanti queste nuove idee. Veniamo ora ad alcuni appuntamenti. Il rinnovamento nello Spirito Santo apre l'anno giubilare con una celebrazione che si è tenuta quest'oggi e che dà avvio a quella che è la 45esima Conferenza Nazionale Animatori. Anche nelle singole diocesi ci saranno dei momenti di incontro e di approfondimento su quella che è la missione propria del movimento del rinnovamento nello Spirito Santo. In particolare in diocesi un gruppo di delegati si riunirà nei locali della parrocchia di San Giacomo di Rupinaro a Chiavari per due momenti. Uno si svolgerà nella giornata di sabato e poi la conclusione domenica. È da una sollecitazione di Papa Francesco che nasce il grande evento in presenza promosso dal rinnovamento nello Spirito Santo. Dal 26 al 28 novembre si svolgerà la 45esima Conferenza Nazionale Animatori, il tradizionale momento di formazione annuale che abbraccerà appieno lo stile sinodale. È possibile, è urgente, è necessario tornare a stare insieme, a incontrarci come fratelli e sorelle, a scambiarci il bacio santo della pace, della fraternità, della comunione. La conferenza avrà come nucleo centrale il Palaterme di Fiuggi, dove si riuniranno i delegati, con collegamenti sui territori di 133 luoghi diocesani e interdiocesani. I delegati che andranno a Fiuggi saranno circa 6-700, mentre in tutta Italia sono attese presenze dalle 11 alle 13.000 persone. Nella diocesi di Chiavari, i rappresentanti del movimento si riuniranno nei locali della parrocchia di San Giacomo di Rupinaro a Chiavari per due momenti. Sabato mattina alle 9 fino alle 17 e domenica sempre dalle 9, e poi parteciperemo alla celebrazione in cattedrale della messa, proprio a conclusione di questa conferenza animatori. L'obiettivo della conferenza animatori è di ritornare alla sorgente del movimento nel 50esimo anniversario della sua fondazione. Ci divideremo in due simposi che avranno come tema quelle che sono le fondamentali del rinnovamento, quindi la vita carismatica, la vita comunitaria, la vita ecclesiale e la vita missionaria. Ad aprire l'anno giubilare la celebrazione eucaristica nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma, venerdì alle 17.30, presieduta dall'arciprete il cardinale Stanislav Rilko. I lavori della conferenza potranno essere seguiti online. Può essere seguito in diretta il 26 pomeriggio dalle ore 17 sul canale rinnovamento.org e in streaming su internet. Torniamo ora ai temi legati anche alla giornata dei poveri e con un gesto che si potrà compiere in questo fine settimana. Torna infatti la colletta alimentare, un modo per sostenere tutti quegli enti che sul territorio danno assistenza e alimenti alle persone bisognose. I volontari della colletta alimentare tornano quest'anno in presenza in diversi supermercati, ma la colletta potrà proseguire anche con altre due formule, sia con le vendite online sino al 10 dicembre e sino al 5 dicembre attraverso le Charity Card. Quest'anno possiamo dire che ci sono tre possibilità per contribuire? Sì, il 27 di novembre, quindi l'ultimo sabato, come da tradizione, ci sarà la colletta in presenza, quindi davanti a tutti i supermercati che hanno aderito. Poi dal giorno dopo fino al 5 dicembre c'è la possibilità di acquistare le card da 2, 5 o 10 euro, sempre nei supermercati che hanno aderito all'iniziativa, e inoltre si possono acquistare alimenti online. In questo anno quali riscontri avete avuto, quali necessità sono emerse? Da un anno a questa parte noi abbiamo avuto un incremento del 25% di persone da aiutare, quindi ad oggi in Liguria aiutiamo oltre 62.500 persone. E di fronte a questo incremento possiamo dire che però c'è stata una grande sensibilità nei donatori. Che risposta avete avuto dai punti vendita e anche dai volontari che si presteranno per questa colletta?
Ma per questa colletta sono oltre 400 i punti vendita in tutta la Liguria che hanno aderito e 87 nel Tigullio, quindi c'è stata una bella risposta anche da parte dei volontari che dall'anno scorso, diciamo, l'anno scorso non hanno potuto dare un contributo, ma sono stati molto felici di poterlo fare quest'anno. Come vengono ridistribuiti poi gli alimenti raccolti? Allora, gli alimenti che vengono chiesti alla colletta, che sono come sempre alimenti non deperibili, verranno poi nei giorni successivi distribuiti a tutte le strutture caritative convenzionate con il Banco Alimentare in Liguria. E solo nel Tigullio abbiamo 22 strutture caritative che aiutano circa 2.500 persone. Il 27 novembre partecipa alla giornata nazionale della colletta alimentare. Fai un gesto concreto per chi è in difficoltà. Allora prendo tutto e mi raccomando, di' alla mamma di farla anche online. Amare con fede è il tema che verrà approfondito lunedì sera 29 novembre in un incontro online promosso dalla Pastorale Giovanile e dalla Conferenza Episcopale Ligure. L'equipe di Casa sulla Roccia di Cuneo porterà la propria esperienza come la fede può essere vissuta nel quotidiano e nella vita di coppia. Ogni famiglia è un candelabro, ciascuna nel suo piccolo può essere questo strumento di luce ed è l'immagine tratta dalla Moris Letizia che farà da filo conduttore dell'incontro promosso per lunedì sera 29 novembre dalla Pastorale Giovanile Regionale e dalla Conferenza Episcopale Ligure. Si parlerà del valore dell'amare con fede nella società di oggi. Credo che in una ricerca sempre più quasi affannosa dell'indipendenza, dell'autonomia, di tante cose che dicono puoi farcela da solo, si sia un po' perso il centro, che invece puoi farcela con qualcun altro con la Q maiuscola, ma anche con qualcun altro, con gli altri. E quindi credo che alla fine ci siamo sentiti, non soltanto i giovani, ma anche noi genitori, noi famiglie, un pochino soli. Proprio un pochino soli, perché non è più stato messo al centro la relazione, ma l'individuo che deve comunque sempre cavarsela da solo. E non è così. Gabriella e suo marito Paolo, Angelo e la moglie Cinzia sono le coppie che porteranno la loro esperienza familiare di una vita di fede vissuta nel quotidiano. Fanno parte dell'equipe Casa sulla Roccia di Cuneo, che propone percorsi di relazione tra coppie di sposi per dare la possibilità di crescere e mettersi in gioco. Vorremmo passare alle coppie la cosa, l'importanza di prendersi del tempo anche dopo, da fidanzati, da sposati, quando si avranno dei figli, perché per dialogare e per pregare, perché sono due cose che non è che si pensa che vengano così naturali, però se non ci si lavora, se non si porta avanti un cammino, poi ci si ritrova che queste cose mancano. E quindi è un po' questo il messaggio che cerchiamo di passare in questi mesi di percorso insieme alle coppie. Ecco. Appuntamento lunedì sera alle 20.45 sulla piattaforma Meet e sulla pagina YouTube della Pastorale Giovanile di Chiavari. Introdurrà Monsignor Nicolò Anselmi. Cominciamo ad amarci, ma nel senso bello dell'amarsi. Non in un senso narcisistico, ma in un senso di prendersi cura di se stessi, della propria spiritualità, della propria anima, del proprio corpo, per poi instaurare delle relazioni belle alla luce anche e soprattutto per noi della parola di Dio e dell'amicizia proprio col Signore. E ora ci spostiamo su Genova. Giannetto Fieschi, Dentro al Sacro, il titolo della mostra allestita al Museo Diocesano di Genova dal 27 di novembre al 26 febbraio 2022. Si è svolta in questi giorni la presentazione, quella genovese, la prima tappa di un progetto espositivo più ampio dedicato all'illustre pittore e incisore nato a Zonio nel 1921 e morto a Genova nel 2010. Il capoluogo ligure gli rende omaggio esponendo 20 grandi opere pittoriche, disegni ed incisioni riconducibili in questo caso alla dimensione dell'arte cristiana. Un'occasione anche per visitare il Museo Diocesano, all'interno del quale le opere di Fieschi si alternano agli oggetti antichi della collezione permanente.
Rimaniamo a Genova perché mercoledì 1 dicembre alla Sala Quadrivium si terrà dalle 17 alle 19 un convegno dedicato alla questione casa. L'iniziativa è partita dal percorso diocesano di formazione sociopolitica. Sarà presente il vescovo ausiliare di Genova, Monsignor Nicolò Anselmi, e tra i relatori ci saranno esperti delle problematiche legate alla casa. Sentiamo uno degli organizzatori, Don Massimiliano Moretti. Mercoledì 1 dicembre alla Sala Quadrivium un convegno organizzato dal corso di formazione politica sull'emergenza casa. Perché? Perché la diocesi da qualche anno sta lavorando su questo tema con il percorso di formazione politica, cercando di capire un po' sul nostro territorio quali sono le esigenze più impellenti, e ci siamo accorti che il tema della casa è un tema forse sottostimato, sottovalutato, ma è un tema reale. C'è un mondo di persone che si affacciano alle nostre parrocchie con uno sguardo, direi, proprio terrorizzato e con la paura di perdere la casa. Allora ci siamo chiesti che cosa potevamo fare, ecco. Chi interverrà al convegno? Quali saranno i relatori e gli enti che avete invitato? Allora, al convegno parteciperà il Comune con la persona dell'assessore Picciocchi, con cui stiamo interloquendo per avere qualche appartamento comodato d'uso gratuito. Ci sarà il SICET, il sindacato che fa capo alla CISL degli inquilini, che avrà tutta una serie di informazioni molto ben precise e oggettive sulla situazione della nostra città, che non è brillante. Avremo le nostre fondazioni diocesane che hanno dei patrimoni immobiliari che in questo momento stanno affittando, perché ci racconteranno un po' come gestiscono il loro patrimonio, la difficoltà che hanno anche in tutto quello che riguarda la spesa, le tasse, e però chiederemo a loro se c'è qualche buona idea per aiutare anche qualche famiglia in difficoltà. Poi avremo delle testimonianze di alcune realtà parrocchiali che in questo momento già si stanno muovendo in questo senso. Lei, Don Massimiliano, è anche cappellano del lavoro. Quale clima si respira nelle aziende della nostra città e tra le persone, tra i fedeli che lei accoglie nella sua parrocchia? Ma i dati che noi abbiamo, che sentiamo tutti, è che il PIL è cresciuto parecchio quest'anno e sembra che l'Italia sia uno dei paesi europei con il PIL più alto. Dopo tanti anni abbiamo questa cosa virtuosa che non può che far piacere. Tuttavia c'è un grosso rischio che il PIL aumenti ma non aumentino in parallelo anche i posti di lavoro. La digitalizzazione, che è una grande opportunità, una grande possibilità, tuttavia può diventare anche un grande rischio, nel senso che se non è governata bene taglierà tanti posti di lavoro e è il rischio che poi che lavorino le macchine. C'è il tema dello smart working, che è un altro tema che potrebbe essere gestito bene. Se è gestito bene può essere molto utile, interessante, ma se lo smart working diventasse, come dire, un assoluto, noi vediamo dei grandi rischi di spersonalizzazione del lavoro, della mancanza di socializzazione che il lavoro dà, e anche di una forma di alienazione di persone che stanno davanti a un computer in casa loro, straniate poi dal mondo. Quindi ci sono tante buone possibilità e tanti rischi che dobbiamo valutare con molta attenzione. Gli appuntamenti in chiusura della nostra rubrica: domenica alle 18 nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari il vescovo Giampio De Vasini presiederà la Santa Messa nella giornata delle cantorie dei ministeri laicali. La celebrazione sarà trasmessa in diretta TV sotto le pace 1 al canale 15. Lunedì alle 20:45 nella chiesa di Santa Maria Assunta a Missano Don Andrea Buffo riterrà un incontro sul tema per una liturgia non solo celebrata ma anche vissuta. L'iniziativa è delle parrocchie dell'Alta Val Petronio con la collaborazione dell'Ufficio Pastorale Liturgica e Musica Sacra della Diocesi. Da lunedì 29 novembre inizia la novena in preparazione alla Solennità dell'Immacolata Concezione nella Chiesa dei Frati Cappuccini a Sestri Levante. Domenica 5 dicembre alle 16 la Santa Messa sarà presieduta dal Vescovo Giampio De Vasini, che tornerà a celebrare nella Chiesa dei Cappuccini in occasione della festa l'8 dicembre alle 10:30. La liturgia sarà animata dal coro della parrocchia di Santa Maria di Nazareth.
Anche quest'anno verrà riproposta a Montallegro l'iniziativa La Culla di Natale, finalizzata a far rivivere il significato di questa festa e del presepe. Dal 28 novembre, prima domenica di Avvento, al 6 gennaio, sul piazzale del santuario verrà posta una culla mangiatoia dove i pellegrini potranno lasciare le loro lettere a Gesù Bambino. A ricevere i messaggi ci sarà un volontario nella veste di San Giuseppe che accoglierà grandi e bambini donando loro una statuina benedetta di Gesù Bambino. Con questa iniziativa si conclude la rubrica Noi Chiesa, che ritorna la settimana prossima. Arrivederci.